Buongiorno a tutti quanti, sono Martina e oggi sono qui in compagnia dell'avvocatessa Paola Cozza, che è referente per il Trentino Alto Adige di AIBI, Amici dei Bambini. Buonasera. Buonasera, allora raccontiamo cos'è AIBI, Cos'è innanzitutto. AIBI? Allora, AIBI è innanzitutto un movimento di famiglie che nasce nel 1983 da genitori adottivi che avevano fatto l'esperienza dell'adozione e hanno poi deciso di mettersi a disposizione di tutte le altre coppie che desideravano accogliere un minore all'interno della propria famiglia. E quindi nell'86 è stata fondata questa associazione che ormai siamo a quasi 30 anni di vita, è diventata una grande ONG internazionale. Quindi, se qualcuno in regione fosse interessato all'adozione o all'affido di un minore, può venire da lei? Sì, assolutamente. Allora, la procedura dell'adozione internazionale è seguita in parte dal Tribunale dei Minori e dai servizi sociali, e nello specifico a Bolzano dal servizio adozione dell'azienda servizi sociali, per quanto riguarda la valutazione della coppia, quindi la cosiddetta idoneità all'adozione prevista dalla nostra legge, e in parte dagli enti autorizzati all'adozione internazionale, che sono delle associazioni private, autorizzate ovviamente a seguire tutte le procedure all'estero dei minori che devono essere adottati. Però AIBI si occupa anche e soprattutto di sensibilizzazione per quanto riguarda l'adozione, perché è sempre un argomento spinoso e volendo anche complicato. Sì, in effetti noi pensiamo che dell'adozione internazionale ce ne si occupa poco, nel senso che pochi parlano di questo argomento, nonostante per noi sia ormai la quarta emergenza umanitaria, perché da dati UNICEF parliamo di 168 milioni di bambini abbandonati nel mondo, è un dato in crescita e non in diminuzione, mentre diciamo il dato più preoccupante è che invece il numero delle coppie che si rivolgono all'adozione internazionale sta calando sempre di più. E quindi per noi che abbiamo come mission, quindi nel nostro DNA, quello di cercare delle famiglie per questi bambini, diventa ovviamente un grosso problema in questo momento e abbiamo bisogno di fare cultura sull'argomento per spiegare che l'adozione è una cosa meravigliosa. E appunto, proprio perché l'adozione è una cosa meravigliosa, secondo lei perché i numeri sono così tanto in calo? Allora, noi abbiamo cercato di studiare un po' quelli che sono i fattori o che possono essere i fattori del calo dell'adozione. Riteniamo che la crisi economica e i costi dell'adozione, che sono sicuramente elevati, non siano però gli unici motivi che impediscono, diciamo, alle coppie di aprirsi all'accoglienza di un minore in stato di abbandono. Molto probabilmente il fattore più rilevante è proprio quello culturale, cioè ancora una cultura negativa dell'adozione. Quando si parla di adozione, molto spesso si cade un po' nell'errore di sottolineare quanto sia difficile, quanto sia complicata. Lo è sicuramente, non possiamo dire che è una passeggiata, però l'obiettivo deve essere sempre lo stesso, cioè il desiderio fortissimo di dare a questi bambini che vivono in istituti soli, senza la carezza di una famiglia, di dare proprio l'amore di una mamma e un papà, la carezza di una mamma e un papà. E quindi molte cose non funzionano in Italia, non parliamo nello specifico dell'Alto Adige, che siamo sempre chiaramente fortunati nei tempi e diciamo nelle competenze. Però purtroppo ad oggi in molti tribunali d'Italia i tempi non, di legge non vengono rispettati e quindi questo crea una disparità di trattamento anche di tutte le coppie che si rivolgono all'adozione, perché se la legge dice che un decreto di idoneità deve essere emesso in 6 mesi e 15 giorni, non si capisce perché in alcuni tribunali le coppie aspettano anche 2 anni e mezzo. Quindi sono tanti fattori, c'è una diversità anche nelle procedure, quindi in alcune regioni si fanno 3 o 4 colloqui, in altre regioni se ne fanno 8 e quindi AIBI rispetto a questo propone anche una riforma di legge. È arrivato il momento, l'ultima risale al 2001, è arrivato il momento di adeguarsi di nuovo ai tempi, perché comunque l'esperienza insegna dove
dove diciamo apporre i correttivi, e quindi noi riteniamo che in questo momento sarebbe opportuno mettere mano nuovamente alla legge sulle adozioni e cercare di riformarla proprio per incentivare le coppie ad aprirsi sempre di più all'adozione internazionale. Sì, perché appunto, come diceva lei poco fa, i tempi sono lunghissimi, si sa, anche per la persona meno esperta di adozioni al mondo, esatto, si sa sempre che comunque i tempi sono lunghi. Oltre al fatto che a quelli italiani bisogna poi aggiungere i tempi esteri, che sono ancora più incerti di quelli italiani. Però di bambini ce ne sono tanti, di scogli da superare ce ne sono tanti, l'importante è crederci e affrontare questo percorso veramente come un atto di giustizia nei confronti di questi bambini. L'adozione non è ricompensare una coppia della mancanza di un figlio naturale, è legittimo che una coppia che magari non sia riuscita naturalmente, insomma, ad avere dei propri figli, si avvicini all'adozione, certo, con l'intenzione, diciamo, di sanare questo desiderio di figlio, ma per noi è fondamentale appunto che la coppia non vada selezionata alla base anche con il percorso della dichiarazione di idoneità, quindi è idonea o non è idonea, ma è fondamentale, proprio perché l'adozione è un percorso particolare, che sia accompagnata, che sia gli vengano spiegati che cos'è veramente l'adozione, che, in modo tale che affrontino questo percorso con consapevolezza e riescono a fare il passaggio dal io voglio un bambino a io darò una famiglia a questo bambino. E di questo poi speriamo di parlarne anche nei prossimi incontri che avremo io e lei nelle prossime settimane, per approfondire il discorso adozioni, ma anche affido, e anche cercare di parlare con magari qualche famiglia che ha avuto questa esperienza. Che meglio di me spiega che l'adozione è una cosa meravigliosa. E allora arrivederci a prestissimo, grazie mille per l'intervista. Grazie a voi.